Il teatro è passione. Il teatro è arte. Il teatro è magia. Il teatro è follia. Bentrovati all'interno di Life Television. Da oggi inizieremo una nuova avventura insieme percorrendo quelli che sono i più importanti teatri d'Italia, alla scoperta delle compagnie e degli spettacoli di maggiore interesse. Seguitemi. Siamo qui a Roma al Teatro Testaccio, dietro le quinte della commedia Professione Separata, insieme al grandissimo, nonché mio conterraneo, il maestro Salvatore Scirè. Forza Sicilia, ciao a tutti. Come va Salvatore? Dicci un po' come vanno queste prove prima del debutto del 29 marzo. E adesso siamo un attimino in fibrillazione perché dobbiamo risolvere alcuni problemi, diciamo, tecnici, illuminazione, scenografia. Ancora, come vedi, i nostri amici tecnici stanno lavorando, quindi siamo in attesa di mettere a punto. Perché ricordiamolo, questa è una commedia scritta e prodotta da te, ma è anche autoprodotta, voi non pensate prodotto, anche... Che è una parola grossa, prodotta, diciamo che siamo... Diretta. Noi, che ci siamo con un po' di follia, ci siamo imbarcati in questa avventura, con l'aiuto di qualche piccolo sponsor privato, poi tutto il resto, Stato, Comune, Regione, non ci dà niente, nessuno. Dici un po' di che cosa parla appunto questa commedia dal titolo Professione Separata. Allora, Professione Separata racconta una storia un po' paradossale, di non posso rivelare troppo chiaramente perché poi si perdono gli effetti finali, comunque fondamentalmente è la storia di una donna che decide di lasciare il marito perché si era ovviamente innamorata di un altro. Strano, una cosa che non capita mai. Non capita mai. Si innamora e quindi si fa un po' di ragionamenti, dice, ma se io mi separo e mi faccio mantenere da mio marito, con i soldi del mantenimento viviamo bene, io e il mio amichetto. Però le cose non vanno propriamente così, succedono una serie di eventi, va tutto in fumo in qualche modo. È difficile oggi fare uno spettacolo teatrale come questo perché gli aiuti sono scarsi. In realtà in Italia si sta un po' perdendo quello che è la tradizione teatrale, però poi sopravvive grazie a persone come te e come i tuoi attori che sono in grado anche di coltivare con tutti gli sforzi questa passione. Guarda, io ti posso dire che il teatro piace, la gente viene volentieri, però ecco, grazie anche a una politica di prezzi che si fa, prezzi bassi, e alla grande fatica che facciamo noi nel divulgare notizie, nell'invitare, nel convogliare le persone a teatro, che però gradiscono molto, probabilmente più di certa televisione, ecco. La gente viene volentieri a teatro. Non ci aiuta nessuno, noi dobbiamo fare un po' tutto con le nostre forze, non è il solito tormentone del piangersi addosso che sembrerebbe troppo semplicistico, ma in effetti abbiamo tanti, ci derivano tanti problemi dal fatto di operare in questo contesto. Poi l'importante ovviamente operare sempre con passione, che nonostante le difficoltà è quella che poi ci porta avanti sempre comunque nella vita. Infatti la passione è l'unica cosa che ci sostiene in tutta questa fatica. Bene, quindi ricordiamo, dal 29 marzo al 10 aprile, vuoi dirlo tu? Dal 29 marzo al 10 aprile al Teatro Testaccio di Roma, via Romolo Gessi 8, Professione Separata, scritta e diretta da me, non prodotta. Bene, ci vuoi ricordare come acquistare i biglietti? Ma basta chiamare il teatro al 5706 5755 482. Comunque siamo su tutti i giornali, siamo sui siti, cioè il sito del teatro, il sito del Comune di Roma, quindi siamo molto pubblicizzati da questo punto. Non è complicato, basta avere il piacere di venire a teatro a divertirsi. Professione Separata dal 26 marzo al 10 aprile, Teatro Testaccio, Roma, Giada Capriotti, Life Television. Andiamo a conoscere il cast della commedia Professione Separata, ve li presento, anzi si autopresentano. Dunque, io sono Raffaele De Bartolomeis e in questa banda di pazzi sono Cirillo, l'inquilino del piano di sotto al quale Fabio in qualche modo confessa la sua crisi matrimoniale e, come dire, Cirillo gli propone soluzioni alternative. Perfetto, andiamo avanti con... Noemi Giangrande, interpreto Ilaria, la migliore amica di Marta. Diciamo un'amica un po' non del tutto proprio sincera, che inizialmente la vuole aiutare, ma poi si scopre non aiutarla poi del tutto. Io sono Elisa Buccino e nella commedia sono una particolare venditrice di enciclopedie. Tutto qua. Benissimo.
Allora, io sono Mattia Cirelli, ovvero Fabio Veronelli, il marito, diciamo, sfortunato di codesta signora. Di codesta quale? Di codesta signora. Sfortunato? Non sfortunato per lei, è sfortunato per la vicenda, no, ci mancherebbe. La moglie è sfortunata. Ecco, io sono Sabrina Croc e sono la moglie di Fabio, Fabio Veronelli. E nella commedia sono un po' annoiata, quindi decido così, insomma, di trasgredire un po'. Dico altro. E io sono Patrizia Casagrande e nella commedia sono Camilla, l'avvocato che interviene per aiutare la povera Marta a risolvere la sua situazione matrimoniale, ma verso la fine si scoprirà anche qualcos'altro. Non diamo altre anticipazioni, il resto ve lo lasciamo scoprire venendo a vedere al Teatro Restaccio, professione separata.